Studio numero 73 di Socrates. Allora, alternanza, pollice, bigotto. Vuoi vedere? Il movimento è molto semplice. Basso, alternato con un bigotto, in genere nelle prime corde acute. Allora, posizione di La minore. Cambio a Sol diesis. Aggiungo il Mi. Poi Sol a vuoto, Do diesis. Fa diesis con il 3, La e Re con primo e secondo dito, poi tocco il 3, basso Re a vuoto, qui attenzione, 3 su Fa, La e Re, Fa più quadro, basso La, poi di nuovo Mi, La, Do, passaggio con il basso Do, Re a vuoto, basso Mi, di nuovo basso Do con Mi e La, Mi col 2, La col 3. E La a vuoto. Poi la seconda sezione del brano comincia sempre da questa posizione. Ho uno scorrimento da La a Do, vado a Si Re. Ora, senza staccare le dita, metto Do, Mi e Mi a vuoto. Ho un bigordo fatto da due note uguali, a battuta 11, torno indietro, rialzo la posizione. Quindi ripeto tutto il passaggio. Io sto qui, La, Do. Scorro, aggiungo 3 e 4, tolgo 3 e 4. Sol diesis e di nuovo La, Do. E ho finito la sequenza, ok? Poi abbiamo Sol, Do diesis, passaggio di prima. Fa diesis, La, Re. Qui ci abbiamo un passaggio diverso. Il 2 sale a Fa naturale, tolgo il 3, rimane in La 4. Poi questa posizione, Fa e La, scorre e diventa Mi Sol diesis. Basso Mi, accordo e accordo finale con l'1 che torna avanti. Te lo suono tutto di seguito.